due cose, una parte del contenuto che crea la pazza sicurezza, una parte del contenuto qua, poi mi tocca la pazza la sicurezza. E vi annoierò a morte. No, cercherò di essere meno noioso possibile. Allora, vi faccio un caso piuttosto, personale. E quando dico personale sto parlando di un amico mio a cui ho chiesto oggi: ma posso fare lo screenshot di quello che ti è successo e portarlo come case study per un caso di insetti? Ma ha detto, allora, sì. Allora, mi presento il caso di Tommaso Nerone. Dunque, questo ragazzo, che tra l'altro è una persona molto attiva al PD di Napoli, che è quindi anche una figura un minimo pubblica, eccetera, eccetera, un'amica gli dice: Tommaso, guarda che c'è su Facebook un tizio che sta usando la tua faccia, cioè le tue foto, fondamentalmente per sponsorizzare una raccolta fondi per malati, malati pediatrici oncologici. Allora dice, andiamo a vedere. Allora, lui ha scoperto la seguente cosa, che l'account fake Michael DeCourse dice, usando le sue foto, sia la sua faccia che le foto dei suoi nipoti, diceva fondamentalmente di essere uno che raccoglieva fondi per motivi, per fare ospedali, per cure oncologiche, eccetera, eccetera. Quindi giocava in questo sport. La cosa pazzesca è che se uno legge le foto, questo è lo screenshot fatto da Tommaso, dice delle cose strappalate, eccetera, eccetera, poi dice: ma meno male che la nostra bimba bufola torna guarita dalla sua mamma. Questa foto in realtà è la foto di Tommaso con sua nipote, perché Tommaso c'ha una sorella, e di solito, come fanno molti, sbagliando, mette la foto dei propri nipoti, dei propri figli online. Guardate, io questa cosa non la voglio approfondire, sbagliando adesso la metto, una questione di privacy, è anche una questione di protezione dell'identità delle persone minori che si trovano schiacciate a dover acquisire l'identità che dopo qualche anno non gli appartiene più, perché dopo un po' crescono. Quindi non è solamente un problema di privacy o di pedofilia, è anche un problema sociologico, non so come dire. Vabbè, comunque, parentesi. Quindi lui fondamentalmente c'era un testo che diceva che questa bambina, facendo le corna, era appena guarita da un tumore, mentre in realtà era la nipote che si era fatta durante una festa, non ricordo quale. Similmente, e qua c'è la calunniata ancora maggiore, questo tizio ha fatto degli screenshot di vere bambine malate oncologiche, tanto se voi vedete bambini e tumori non mai si trovano, per cervix, eccetera, eccetera, e aveva fatto il collage, esatto, con lui, per rinforzare il fatto che quella faccia era del dottor Michael, mentre in realtà era un account fake. Ecco, questo qua, ah, che bella piccina siriana, sempre una delle figlie del fratello questa, la piccina siriana che adesso è stata guarita. Ovviamente qua ci sono dei commenti che dicono: ah, come sei bravo, dottor Tizio Caio, eccetera, eccetera. Allora, Marco, a farla apposta, questa qua l'ho visto perché ho fatto le slide per ieri, ho finito di sera, questa qua che ho fatto gli screenshot perché mentre stavo su Facebook è uscita questa cosa di Tommaso. E stamattina gli ho scritto: senti, va bene, proprio si mette più sulle case study. Sì, non ti preoccupare. Questo per dirvi cosa? Per dire che internet è un posto bello, però bisogna sempre navigare, poi vedete che bisogna sempre utilizzare la rete con un minimo, con un grano senso. Voi tutti sapete che i migliori, quelli che fanno le guide, diciamo così, di sicurezza, i corsi di guida sicura, sono tutti piloti. C'è tutta gente che usa le macchine fino allo stremo delle forze e sanno perfettamente quando quelle macchine non vanno utilizzate. Questa è la fregatura di noi studiosi, che abbiamo questi spazi, ripeto, io la sento uno spam come mia presenza sugli spazi social, la cosa più vicina allo spam che una persona possa fare, ma proprio perché li uso sistematicamente, ne faccio promozione, li considero un fattore importante per imparare, eccetera, eccetera, so quando non usarli o quando usarli meno, ok? Quindi tutta questa roba che dirò adesso, un po' è studio, ma fondamentalmente è esperienza. Cioè io, come se avessi preso la patente, mi ha raccontato un po' di incidenti che ha fatto la macchina, questo è un po' il senso. Allora, per il modo che secondo me è più semplice per ragionare su queste cose, ragionare per parole chiave.
di non tante teorie, proprio parole chiave, cioè linee guida, guidelines, perché poi ogni roba si adatta diversamente ad ognuno di noi, ok? Comunque, posting, mettere le cose online. Allora, vi ricordate che i contenuti sono persistenti, replicabili, eccetera, eccetera? Ecco, attenti a quando mettiamo le cose online, perché come nei migliori film americani, tutto ciò che postiamo può essere usato contro di noi. Come proprio come se fosse un film, sapete che su quella scena di film americani dice tutto ciò che dici è usato contro di noi. Vi faccio un po' di esempi. Per esempio, la questione delle informazioni personali. Non bisogna esagerare con i dettagli sulla propria vita personale. Allora, questa è una cosa che Facebook non la capisce, cioè nel senso, Facebook dice ti ricordi quel bel momento che è passato un anno fa, ricondividilo, avete mai capitato questa cosa, ti ricordi perché non scrivi al tuo amico di mettere il suo numero di telefono se andate sullo spazio di un'altra persona, no? Magari questo qua non ha completato con informazioni, Facebook gli chiede, che siete voi, a chiedere a lui quali sono i suoi contatti. Allora, Facebook gioca sporco per ovvi motivi, perché ovviamente lui fa il ragionamento della piattaforma è la seguente: io cerco di utilizzare tutte le informazioni personali così le persone non escono da qua. Ma una volta che tu metti tutto là dentro non ci esci, che è un problema serio, soprattutto per alcuni studenti. I miei studenti che arrivano, io immagino che voi avete dei studenti adolescenti, a me mi arrivano invece già formati, il primo anno all'università, e questi qua cominciano a confondere internet con Facebook, cioè loro usano come se fossero sinonimi, perché bisogna stare attenti. Quindi non esagerare con i dettagli della propria vita personale, ma soprattutto fare attenzione a quando si inseriscono dettagli, cioè io abito qui, vivo lì, ho fatto la scuola là. Uno dice, ok, ma non mi parlando, uno queste cose capita che le dice, anch'io adesso vi ho detto che parte delle mie convenzioni di Zion e ritengo la mia coincidenza perché ciò il mio genitore dirà, ma perché sto parlando? Se l'avessi dovuto scrivere, l'avrei scritto senza tanti dettagli, e se voi ci fate caso in realtà dettagli non ho dati. Comunque, perché ormai mi è rimasta questa specie di forma mentis. Quindi questa è una prima opzione. Un'altra opzione. Bisogna stare molto attenti quando si. Allora, io ho chiamato in un modo che si usa, no? La netiquette dei contenuti. Cioè, sono delle regole di buona creanza quando si mettono contenuti che vanno a finire negli spazi digitali. Perché non sa mai chi andrà a vedere quei contenuti. Quindi, guardate, questa è una questione di buon senso, come quando parli a quegli estranei, no? Cioè, non dici cose forti, magari cose critiche sì, perché là stai ragionando di valore. Ma quando parli in senso generico, non dici cose molto forti, oppure se le dici molto forti, cerchi di drammatizzare con riferimento all'ironia. A me proprio ieri è successo, l'ho detto una cosa durissima, sperando che si capisse che era ironica, a un dibattito politico, come spesso capita. Questo qua mi ha tolto la licenza su Facebook, perché non aveva capito che stavo scherzando. Non so se avessi messo faccino, chiodini, cose, tutti i trucchi che si usano. Questo qua l'ha presa male. Io tra l'altro ho scritto, guarda che stavo scherzando, proprio ieri, l'altro con le palme, le cose. Allora, quindi fondamentalmente non mettere contenuti che offendono o umiliano altre sensibilità. Allora, questa è sempre una cosa che può essere adesso. Cioè, nel senso, fa sempre, è sempre corretto, non so se è corretto, l'etichetta, nel senso, è sempre bene sapere che il tipo di contenuto che tu stai inserendo lo possono condividere persone che magari non pensano come te. Io, per esempio, uso Facebook come un acquario, cioè io cerco di fare entrare nella rete di contatti anche persone che non hanno niente a spartire con me. Per esempio, io ho un sacco di appassionati di Salvini e mi ricordo come si sta al videogioco, no? Questi che postano, quanto è figo Salvini, quanto è bello Salvini. Chiamo Salvini, meglio che Salvini. Io la penso diversamente. Infatti non mi chiedo mai a commentare, però per un sociologo è interessante vedere questi qua cosa fanno su queste cose. Dato che io lo so, la rete di contatti, come dicono gli studiosi, è eterofila, cioè è fatto di persone diverse per religione, politica, sesso, eccetera, eccetera, quando io posto le cose, se sono cose molto, diciamo così, controversi, cerco di far capire la mia dimensione ironica, quindi faccette, cose, hashtag LOL, l'autorofing, no? Molto risato, eccetera, eccetera. Però ovviamente bisogna stare attenti per questi contenuti, per quanto Facebook ti dice, più Facebook è il caso più semplice, per quanto Facebook ti dica,
filtrami queste cose per amici, sono amici, sapete, no? La privacy, amici, amici stretti, amici che conosco di faccia, sono sette. Comunque nessuno vede questa roba, si può fare di screenshot. Cioè che tu, che qualcuno te la vede, ti fa una foto, una foto con lo schermo, e poi la puoi condividere, anche ricontestualizzandola. E questo è piuttosto delicato. Allora, relazionarsi. Quindi il primo problema sul posting a te. Sul relazionarsi, cioè mettersi in relazione con un altro contatto. Siete riservati. Allora, attenzione alle false identità. Io questa pubblicità la adoro, non perché è brutta, ma soprattutto perché fa capire le emoticon su come sarebbero se fossero reali. Quella che c'è che è fatto casa, è un'emoticon fatta con... Questa è una pubblicità che è un deterrente per gli adolescenti online, una pubblicità francese, se non ricordo, no, inglese. Il collaudo dice, quella specie di fumetto dice "Who's really chatting online with your child?" Chi è che veramente sta chiacchierando online con tuo figlio? Perché dietro le facce divertenti, buffe, gli smiles ci può essere quello, comunque resta bene. Allora, bisogna fare stare attenti alle fake identity, cioè identità false. Dunque, perché? Dunque, le identità false sono un problema da vari punti di vista. Per esempio, negli ultimi tempi mi stanno arrivando un sacco di contatti da Facebook di signorine più o meno discinte che vogliono avere il mio contatto. Ma se vale la prima volta che cercavo su Facebook, quella che sta dall'altra parte del mondo, ma parlavo di me. Eppure, nonostante questo, io ho beccato i miei contatti che ci sono cascati con tutte le scarpe. Allora, per me è una cosa piuttosto semplice da fare, perché a me capita di vendere con degli internazionali, no? Quindi se qualcuno mi viene fa un contatto in inglese, magari io per fare figura che non mi ricordo, dico, ah, no, e mai non mi ricordo. Però la cosa che faccio, io controllo su Google Immagini la foto. E spesso capita che quelle foto fanno parte di archivi di phishing. Cioè il phishing, sapete, quella tecnica che fanno credere di essere su un sito e su un altro, okay? Per rubarti da password, per rubarti informazioni. Quindi io cosa faccio? Faccio sempre dei controlli incrociati, dato che io lavoro con un sacco di persone che hanno il contatto, eccetera, eccetera, poi con la mia attività di spamming online, faccio controlli incrociati, vedo per esempio se le informazioni che sono inserite, le foto corrispondono. Se non mi vedi in mente questa informazione me la vado a cercare con altre piattaforme, cerco la cosa che su Twitter per esempio, cioè gioco di sponda per capire se il profilo che mi sta contattando è reale oppure no. Sono due i sintomi di un profilo fake, di un profilo fake su Facebook. Il primo è la giovane età del profilo. Cioè, questa ragazza sta online da un anno. Facebook esiste da una vita, ma stava 18 anni. No, non c'ha senso. Oppure un altro sintomo d'allarme è che è una bassa rete di contatti. Cioè quanti amici ha questa? Quattro. La vuol dire che ieri. Cioè, proprio letteralmente il profilo. Oppure sono tutti uguali, esatto. Quindi fondamentalmente bisogna fare controlli incrociati sulle informazioni quando questo è conosciuto, ma soprattutto fare dettagli sui riferimenti alla vita reale, l'inizio di una vita reale. Questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa che io, magari parlando con voi, non c'è bisogno, perché nessuno si penserebbe mai di incontrare una conosciuta reale, però guardate che la cosa è molto più diffusa di quanto pensate immaginare. Le regole che si usano nell'ambito degli esempi, quindi se vi capita di fare questo ragionamento ai vostri studenti, quindi molto semplice, sono due. La prima è non incontrare mai nessuno conosciuto online. Mai. La seconda è, se proprio ti ha convinto, non ci andare da solo, barra da sola. Perché è un deterrente, ovviamente. Perché può essere un deterrente. Poi qua c'è una cosa un po' più delicata dei rapporti. Però giusto per fare un discorso piuttosto generale. Condivisione. Allora, bisogna, quando si condividono i contenuti, bisogna essere responsabili. Cioè bisogna chiedere se vale la pena condividere ciò che si sta condividendo. Sembra una cosa buffa, ma per esempio bisogna rifiutare se gli account che ci mandano dei contenuti, email, le app, un'altra cosa che su cui vi consiglio, non fate sti benedetti test della personalità su Facebook, non li fate, perché vi fregano tutti i vostri contatti.
Avete visto quando schiacciate si vede la c'è? Dateci a te, perché guardate, io un pezzo del mio mestiere è raccogliere i dati su Facebook per motivi di ricerca. E io mi sono studiato attentamente quali sono queste tecniche. Guardate che si può sapere di voi veramente tutto. O meglio, tutto ciò che avete inserito su Facebook. Quindi attente quando condividete che personaggio del passato sei. Che vero segno di zodiacale siete? Non fatevi. Perché molto spesso sono tecniche per raccogliere data mining, cioè per raccogliere discriminate le informazioni. Ce lo dico che non ce l'ha trovata. Le domande no, se no non riesco a finire il bracciale. Non è cattiveria, poi sono qua per voi. Allora, rifiutare di ricevere contenuti, rifiutarsi, sì? A meno che gli account non siano persone coscienti, cioè se il vostro amico Tizio Caio dice guarda sto file, io dico Tizio Caio, però sempre attenti, cioè la regola vuole che se qualcosa finisce con punto exe, io non lo prima, perché di solito sono software pericolose. Né tantomeno accettare scambi di materiali. Guardate, ho messo l'immagine, tra l'altro questa qua è l'immagine di un artista, cioè perché si chiama Pixeling, fatte con 3x, ha preso delle foto con le fatte come se fossero un po' di pixel. Ho preso questa immagine perché qui delle tecniche più sciocche, qui si fanno questa tecnica sulla produzione di file porno. I file porno, che comunque circolano in rete e sono spesso malware, cioè nascondono i software pericolosi. Mantenere protetti i propri accessi. Non so se vi è mai capitato di condividere la password con un profilo. È sempre più preferito, insomma, col computer di casa, se sa, il computer di casa, c'è la password, non te lo uso. È preferibile, invece che usare una password che usano tutti, fare i profili. Cioè magari è lo stesso computer, la stessa macchina, ma se lo usano 7 persone, oh, 7 profili, tanto è gratis, cioè vuoi accedere a Windows con 7 usate delle password diverse, fallo. Perché la condivisione del proprio password, anche con persone con cui daremo la nostra vita nelle mani, non è una buona cosa, per due motivi. Il primo è che noi usiamo comunque o sempre le stesse password, o costruiamo le password tutte nello stesso modo. Il nome del gatto, il nome del nostro figlio, il nome del gatto del figlio, ma non è il primo gatto che morisse. Cioè abbiamo delle logiche, per ricordarci le logiche. Noi abbiamo delle logiche per ricordarsi le password. Quindi basta che uno ne sa una, che capisce come ragionate per costruire il passo. A meno che non usate nulla, anche in quel caso c'è la regola, c'è il nome di scemi, la rinascita, il vostro cantante preferito, cioè c'è sempre un trucco. Quindi le password non vanno condivise e manco sotto tortura. Questo vale sempre. Ma soprattutto attente che password usate. Pensate che ormai esistono database automatici che lo fanno. Cioè vanno sul vostro profilo, fanno lo scambio della vostra vita, ci metterò un qualche minuto, pigliano le cose più importanti della vostra vita e lo testano come password. Figlio, cane, città, data di nascita, liceo, liceo dove altro, e lo fanno a blocchi di 50, di 50 cose ogni 10 secondi. Quello non merca, quello che ci hanno messo il nome della figlia, del cane, del cane. A te. Usare il password, una cosa che va di moda adesso, non è la password, ma è la frase. Tipo, invece che la password si chiama Leonardo Chitti, si chiama, che ne so, un film preferito è tutti i nomi del presidente, la password qual è? Tutti i nomi underscore della underscore presidente che si potrebbe. Cioè, piuttosto che usare una parola, una keyword, una password, meglio che si chiedesse una passphrase. C'è una frase di passaggio, perché le passphrase, avendo più termini, sono più difficili da calcare. Si può fare, ma sono più difficili. Dubitare. Questa è la parte musica. Il dubbio metodico, il dubbio come si è finita, non fidarsi di nessuno, niente. Oh. Allora, bisogna essere scettici. E qua faccio un piccolo consiglio, approfondimento sull'argomento. Il mercato delle bufale. Ok. Allora, se voi ricordate, prima ho parlato di una. Guardate un attimo, giuro che sto finendo. Se voi vi ricordate, ho parlato broadcasting, narrowcasting, social casting,
Cioè, il social caso è il fatto che le persone si comportano contemporaneamente da fruitori di contenuti, ho ricevuto quel contenuto dalla rete di contatti, e come edito, cioè rilancio dei contenuti. Quindi della circolazione delle cavolate in rete, la più grossa responsabilità è delle persone. Ok? Non è che c'è un complotto brutto, demon, giudaico, massonico per la circolazione delle bufale, semplicemente che le bufale sono costruite in modo tale che le persone ci possano cascare con tutte le scarpe. Questo è un termine che si usa, è un termine che è nato negli anni 80, l'OMO, 1980, è il termine information smog, in analogia con l'inquinamento. E la cosa interessante è che negli ultimi tempi l'infosmog è ormai piuttosto diffuso, per vari motivi, adesso non mi annoio sulla parte geologica, vi faccio solo un caso. A questo punto la domanda è, ma tra notizia falsa e la notizia costruita a tavolino in modo tale che dica delle cose che non c'entrano niente, poi andrebbe verificata da tanto l'account che era scritto l'account di un blog personale, c'è un continuum, sì. Se noi mettiamo questi due su un asse, fra l'alterazione di un contenuto, quindi un contenuto alterato, e fra un contenuto pianificato per essere fatto in un certo modo, abbiamo un passaggio intermedio. Questa qua è una mia ipotesi, giusto per mettere in ordine tutti i casi studio, Allora, cioè abbiamo alcune che sono non notizie, notizie che non lo sono. Stavo dicendo cosa? Esistono notizie che in realtà non lo so, e mai mi di leggere una notizia e poi voi faccio qualche esempio. Poi c'è la disinformazione, l'informazione è un po' più raffinata, nel senso che io ti do la notizia c'è, ma te la preparo in un modo che in maniera elegante potremmo chiamare capzio. Poi c'è la bufala, che è proprio una cazzata, cioè è proprio una cosa inventata di Sagna Panchi, non esiste in cielo e in terra. E poi ci sono la versione under steroids, cioè molto sofisticata, delle cavolate che sono i complotti. E ora, giusto per evitare di fare sto bla, teorico, vi faccio un esempio, però ogni caso, così si capisce di cosa stiamo parlando. Allora, non so se avete sentito questa notizia. È circolata lì in alcuni sì. Oh, guardate che non sono immuni neanche testate blasonate. Cioè io le cose fighe che ho trovato di cazzate legate alla rete e Repubblica, la stampa e Corriere della Sera, è una questione che ha inquinato l'ambiente, non è una questione che il bloggerello scrive delle cavolate invece il giornalista blasonato no. Punto. Non notizia, questa io l'ho presa da Il Fatto Quotidiano. Birre tedesche, all'alto di serbante di glifosato in Bex, parlare carte marchi, i produttori dicono assurdo. Notizia, le birre tedesche hanno dato un allarme di riservante, nel senso che sembrerebbe che sono delle quantità di riservante delle birre tedesche. Perché era una notizia? Perché questa notizia è del 1992, perché il fatto che le birre abbiano il glifosato, che abbia una quantità del stesso riservante che viene utilizzato per i cereali, perché le sapete, l'uvo, eccetera, eccetera, è una notizia vecchissima. Allora, scusa, la notizia dove sta? No, non è la notizia, semplicemente hanno rifatto i controlli ed è tornato il fatto che i tassi di glifosato ci sono, ma sono bassi. Cioè, praticamente il calcolo che fanno i medici è che per morire di glifosato delle birre bisognerebbe qualcosa come 1000 litri di birra al giorno. E vi dico subito una cosa: se tu sei il prezzo di bere 1000 litri di birra al giorno, è giusto che muori, cazzo. Questa è una non notizia, perché la notizia non c'è, il fatto che il glifosato ci sia delle birre sotto un tasso di controllo è una cosa che non è stata tantissimo tempo, è una non notizia. Disinformazione, non so dove c'è dire questa. Povero figlio ucciso, perché questi mostri volevano farsi un selfie. Dove arriveremo, signora mia? Dove arriveremo? Queste giovani generazioni. Peccato che non è andata precisamente così. La notizia dice che su una spiaggia spagnola alcuni bagnanti hanno preso questi del
delfino in particolare, e per il gusto di avere questa cosa strana di farsi una foto con un delfino, lo hanno tenuto talmente fuori dall'acqua che dopo il delfino è morto. Perché guardate che la notizia, se io sono uno che fa anche comunicazione, la notizia è perfetta, c'è tutto, che i selfie sono delle stronzate che uccidono, fanno male, che c'è pure la storia con strappalati, non è uno squalo, è un delfino, che ti fanno quelli che sono più super intelligenti, ma così mangiano un delfino che sono intelligenti. La notizia era perfetta, e quando la notizia è troppo perfetta, c'è qualcosa che non trova. Cos'è successo in realtà? È successo che effettivamente due delfini si sono allenati su una spiaggia. Voi sapete che i delfini sono mammiferi, cioè in parte respirano anche. Quindi uno dei bagnanti, vedendolo sofferente, a uno dei delfini lo ha tirato fuori dalla battigia, cercando, non dico di animarlo, ma un minimo cercando di fargli prendere fiato, perché è un problema di quando passa l'acqua, è che non riesci né a respirare i mammiferi, questo tipo di mammiferi, non riescono né a respirare come pesci né a respirare come mammiferi, cioè c'è un problema proprio di cose. Quindi c'è uno che ha tirato fuori per far respirare, né tirarlo fuori ovviamente, ha attirato l'attenzione di tutti i bagnanti che hanno cominciato a fare delle foto. Tanto che c'è però in realtà non è che è morto poi veramente questo delfino. Quindi i delfini erano due. Non sono morti perché volevano essere uccisi, perché non senti con il delfino comunque fa la sua figura. Ma la cosa divertente è che in realtà la notizia è stata sconfessata dallo stesso giornale catalano che l'ha diffusa, perché è stato postato un video dove si vede una di queste persone che con un video racconta tutta la scena, quando è stato preso, quando è stato raccolto, quando si è cercato di fare il video, una volta che era morto, molte persone hanno detto qualche cosa. Come se fosse una cosa strana, sapete, la famosa principio del fatto che il problema dei centri delle macchine sono che fanno, come si dice, fanno il traffico dall'altro lato, perché tutti la prendono per quello che è successo. Quindi la notizia non c'è, è una disinformazione, il delfino è veramente morto, ma è stata raccontata in maniera finta. Questa è quella che preferisco io, perché finalmente parliamo un po' di Sicilia, basta questi casi internazionali, parliamo di Sicilia. Quello che vedete è il giornale di Sicilia del 15 agosto 2015, quindi ormai è un anno fa. Cosa è successo? È successo che notizia, Ustica e altre isole minori sarebbero invase da incroci gatto coniglio, i cosiddetti gatti. Oh, scusate, io non sono, io la mia conoscenza di biologia si è fatta quello che ho studiato al liceo, ma così a memoria non mi paiono proprio compatibili biologicamente, come per dire passiva, cioè il toro con una donna che c'è il diotalo, c'è qualcosa che non mi torna, cioè c'è qualcosa che non mi torna. Questa qua è proprio una bufala, proprio bufala bufala, cioè non c'è niente di vero, nonostante che abbiamo con l'endorsement del presidente regionale siciliano Coldiretti. Cioè lui ha detto una cosa relativa all'invasione, questa è vera, i roditori tipo conigli fondamentalmente a Ustica, perché beh, ci sono queste cose, ma il fatto che sono incroci mannari, cioè il gatto mannaro e il coniglio mannaro, come chi vuole conoscere il cartone, fondamentalmente non è successo vero. Come sia accaduto, come sia andata questa cosa non è chiaro. C'è il sospetto, perché io vi dico dove l'ho preso, io ho preso nel gruppo Facebook di giornalisti scientifici, che ha un gruppo, questo si chiama giornalismo ascientifico, dove postano tutte le notizie che sono scritte da colleghi poco informati sui fatti, quindi c'è il rischio che l'abbia fatto un giornalista stesso completamente ignorante di biologia. Infatti ha appena leggere i commenti di questo gruppo come lo mettavo in giro. E poi c'è la famosa questione del complottismo. Il complottismo invece è una cosa un po' più sofisticata, nel senso c'è una teoria che attraverso la quale tu vuoi interpretare in maniera alternativa un fatto comune. Esistono varie teorie del complotto, che è stato che l'11 settembre sia stato in realtà fatto concentrato negli Stati Uniti, sul fatto che non siamo mai andati loro la Luna, sul fatto che esistono questi aerei che irrorano l'ambiente per cambiare il clima con le scientifiche, eccetera, eccetera. Ma quella che io preferisco, perché sta uccidendo dei bambini, è la, diciamo così, la teoria del complotto degli antivaccinisti. Allora, dove nasce questa teoria? La dico molto velocemente, perché non è questo il punto, voglio solo mostrare una teoria complottista, ok? Mostrarvi una teoria complottista famosa. Questa teoria nasce da una ricerca fatta da uno studioso che si chiama Andy Wakefield, che sembrò correlare nel 1998 con una rivista pubblicata sul British Journal of Medicine, il BMJ, uno dei più importanti giornali scientifici sulla medicina.
fece pubblicare questa ricerca in cui sembrava ci fosse una correlazione, cioè ci fosse un rapporto, non si sa come, però c'è una correlazione, non posso dire, un rapporto tra aumento delle vaccinazioni classiche, quelle che ripensano le NPR, cioè colpito per tosse, eccetera, eccetera, e l'autismo. E sembrava che fosse attribuito a, eccetera, eccetera, alla mercurio, cercò un'ipotesi che la spiegasse, perché ora vi sto raccontando, ma il fatto che due eventi siano correlati dal punto di vista statistico non vuol dire che due eventi sono legati dal punto di vista statistico. Una delle cose che io dico di solito ai commenti quando parlo di questa cosa è il fatto che c'è uno studioso che ha correlato l'andamento delle morti per l'allegamento delle piscine negli Stati Uniti e i film di Nicola Strange. Mi sembra che c'è una correlazione positiva con Pizza 98, cioè molto alto, massimo 1, in cui più quando esce un film di Nicola Strange aumentano le persone morte. Capite bene che il fatto che siano correlate non vuol dire che sono accorte cose differenti, se no blocchiamo Nicola Strange. Il fatto che ci sia una correlazione non solo non è caso effetto, ma c'è un altro problema. Mi faccio finire, ma fondamentalmente che è stata smentita, cioè Wakefield è stato costretto a ritirare questo studio perché era fraudolento, si era inventato i dati. E non solo si è inventato i dati, ma ci sono stati vent'anni di ricerche che hanno detto, oh, ma stavo cercando questa correlazione. C'è riuscito solo lui, salvo Dio. Nonostante sia stato eliminato, eccetera, eccetera, l'ipotesi anche vaccini sta con un sacco di successo, perché c'ha due elementi pazzeschi per una storia. Primo, queste cattivissime case farmaceutiche che ci vogliono uccidere con i vaccini. Secondo, fondamentalmente il fatto che i bambini, i poverini, sappiamo i bambini, vogliono ammazzare queste cose. Ragionate un attimo, se fosse vera questa cosa, farete caso che sia anche vera, ma se fosse vera, ha più senso non impedire il vaccino, ma ha più senso fare ammalare i bambini, perché un vaccino costa 5 dollari, il percorso di cura di un bambino con morbillo costa 120 dollari. Secondo voi, a me casa farmaceutica, mi conviene prendere il vaccino 5 dollari o mi conviene prendere il percorso a 120 dollari? Che si ammalassero tutti, e anche velocemente. Io sono particolarmente a morte con i complottisti antivaccinisti, perché a parte il fatto che in Italia stanno tornando malattie debellate, cioè malattie da paesi del terzo mondo, e non perché riportano gli immigrati che sbarcano sulle coste, ma perché genitori poco cauti o poca consapevolezza dei fatti scientifici si lasciano prendere da tutte le stragrandi teorie, e alcune sono veramente convincenti, che circolano su questo argomento. Per dirvi una cosa, è tornata la meningite a Bologna, cioè è tornata, quindi non manco un paese, Bologna è ancora una città piuttosto piccola, è tornata la meningite a Bologna, è morto recentemente una bambina per tosse, una malattia che io non sentivo più da quando c'avevo io, 8 anni. Quindi questa qua è piuttosto pericolosa. Allora la domanda è, perché vanno di nuovo queste cose? Cioè c'è qualcuno che ci guadagna facendo circolare bufale, complotti? Certo, c'è un mercato, signori miei, che il mercato è il click. Cioè voi non so se sapete come funziona il modello di business della stampa online, che devono costringere a cliccare su un banner o su una notizia in modo tale che loro dicono ai propri investitori, guarda c'è gente che ha cliccato tante volte, eccetera, eccetera. Quindi alcune volte le notizie che circolano negli spazi digitali, che arrivano poi attraverso Facebook, si diffondono, nascono perché qualcuno se ne inventa a tavolino, perché ha bisogno che qualcun altro ci crede e vada a cliccare da solo. C'è stato a Caltanissetta un ragazzo che è stato arrestato perché aveva inventato un sito di notizie razziste e beccava tutti i razzisti che ci cascavano, tipo dei razzisti picchiano delle persone di colore picchiano un ragazzo perché ha detto di essere cristiano, oppure se alcuni migranti sono presi dei grandi alberghi, si stanno rifiutando di mangiare perché ritengono che il cibo non è all'altezza, tutto in dettaglio, senza fondo. C'è gente che solo perché quella cosa diceva la rappresentazione del mondo come se immaginava, quindi i neri sono brutti, sporchi e cattivi e manco ci dicono grazie,
andavano a cliccare su queste cose. Non solo si è fatto un sacco di soldi, ma è stato bloccato dalla polizia postale, perché molte organizzazioni umanitarie hanno detto: questo qua sta facendo, sta segnando, sta inquinando il lavoro che stiamo facendo noi. Quindi questa cosa, che il complotto di bufale, eccetera, eccetera, si chiama clickbaiting, cioè K-click, il fatto che tu metti un titolo molto forte in modo tale che le persone lo condividono in maniera automatica, oppure ci cliccandoci sopra aumentano la revenue, cioè il ritorno dei banner. Considerate che il banner ha un click su un banner pubblicitario, costa 0,01 centesimi, quindi ci devo far cascare tanta gente, faccio un po' di soldi e quindi mi metto le cose, dico disinformate, eccetera, eccetera. Questa è un po' la situazione. Quindi come difendersi da questa tipologia di notizie? Quindi solo sulla parte condivisione dei contenuti siate scettici. Prima di tutto, dubbio metodico: è troppo bello o troppo strano o troppo divertente per essere vero. Cioè, fate un controllo incrociato. Cioè, basta che voi mettete su Google le due cose di quell'articolo, spesso vi dice questa è una bufala, questa è una cavolata, perché ci sono siti che fanno, si dice, del banking, cioè che svelano quali sono i meccanismi di quell'articolo. E poi soprattutto ricordatevi che le fonti bisogna controllarle, perché in Italia quelli che fanno circolare bufale e complotti sono 40 siti. E basta. Uno è attivo, una parte di Attivo TV, un altro si chiama, adesso non mi ricordo, si chiama Dionidream, www.dionidream.it. Cioè, i siti che fanno circolare queste cose ormai si sa quali sono piuttosto riconosciuti. Quindi concludo dicendo che per un reset, una navigazione la più sensibile e corretta, bisogna rispettare queste quattro regole. Cauti, attenti, responsabili quando si condivide, riservati, dire di sé senza esagerare, e scettici, utilizzare sempre tutto il metodo con il metodo. Grazie per l'attenzione. Buonasera, volevo fare una domanda. Browser Tor, coperto del basso di pantofole del deep web, adesso ci dobbiamo preoccupare, è vero? Allora, dunque, si è finito brevemente. Ultimamente si parla tantissimo del deep web, a cui si accede attraverso un browser che non è né Firefox, non è Chrome, non è Opera, Safari, ma si chiama Tor. Qualche ragazzo comincia a scoprirlo. Adesso la domanda che mi faccio, io vi chiedo, dobbiamo preoccuparci come docenti, sì o no? Allora, dunque, distinguerei due livelli, il deep web e il dark web. Dunque, il deep web è quel tipo di siti internet che non sono catalogati da Google, eh? Quindi sono quei siti che sono sotto l'egida di Google. Non so se voi sapete, Google mappa solamente l'80% dei contenuti che stanno online. Cioè, quando voi cercate poi su Google, voi non state cercando su internet, state cercando sulla copia che Google si è fatto di quei siti e dei propri archivi. Cioè, voi state cercando dentro Google, ok? Come se fosse una biblioteca. Quando voi cercate i libri, non è che cercate tutti i libri conosciuti, ma quelli che c'è la biblioteca. Allora, quello è il deep web, cioè il web profondo, quello non mappato. Quello in realtà al momento non è un problema. Quello che facevo riferimento a me è il dark web. Il dark web, cioè la possibilità, il fatto che esista un web parallelo in cui ci si accede tramite particolari dispositivi tecnologici, e anche ormai piuttosto semplici, in realtà per alcuni aspetti è più una copertura giornalistica, nel senso esiste, ed è vero che ha delle parti, soprattutto per quanto riguarda le droghe, piuttosto frequentato, ma il tasso di fiducia, perché in realtà di quello si tratta, tra le persone che vanno nel dark web, le persone che forniscono una tipologia di servizi, è talmente basso che bisogna frequentare questi spazi per molto tempo per far sì che poi si possa creare un meccanismo commerciale. Cioè, se io devo comprare le carni da uno che le manda attraverso internet utilizzando il browser Tor, io devo essere dentro quello spazio da molto tempo, perché non si fidano, perché potrei essere un poliziotto, potrei essere. Quindi in realtà, proprio perché c'è un basso tasso di
fiducia, c'è un alto tasso di non affidabilità, perché dato che ci posso andare solo alcuni e non altri, in realtà al momento non è un problema. C'è una domanda? No, io volevo ringraziare innanzitutto per questo accenno alla cyber security, perché è sicuramente oggi un problema molto grosso, è un problema di cui io mi occupo e che abbiamo appena sorvolato in questa discussione. Chiaramente io volevo chiederle il suo parere, cioè nel senso che sì, è vero, ognuno di noi ha il dovere di in qualche modo stare attento, però anche la conoscenza esatta del mezzo che si usa è importante. Facebook può essere personalizzato per renderlo decisamente molto meno accessibile per errore rispetto a quanto non lo sia normalmente, e quindi andare a modificare i parametri di sicurezza di Facebook significa proteggersi, cautelarsi. Cioè, secondo me è arrivato il momento di alzare il livello di conoscenza, alzare il livello di sicurezza nella comprensione da parte del pubblico, almeno un pubblico tipo il nostro, di quello che realmente si può fare. I server Tor esistono, io con i miei firewall di rete rilevo tentativi di accesso al server Tor, ed è una lotta impari, la lotta è impari, perché scoperto un sistema di aggiramento proxy, messa in atto la soluzione, ne viene subito fuori un'altra. Però abbiamo il dovere di conoscere, comprendere e cercare di proteggersi, noi, ma soprattutto i nostri allievi, perché noi abbiamo allievi minori, abbiamo allievi che possono essere estremamente esposti al rischio di questo genere. Quindi a mio avviso il livello di conoscenze basta con l'alfabetizzazione, alziamo il tiro, andiamo verso qualcosa di più, perché il mondo di internet sta diventando, a mio avviso, se sei d'accordo, ma davvero pericoloso. E dunque, sono d'accordo con lei per quanto riguarda innalzare il livello della, diciamo, della competenza di questi strumenti. Così come mi permette di osservare che un accesso alla rete di YouTube Tor molto spesso nasconde la possibilità di scaricare film da queste piattaforme, quindi non sempre è ricerca di dark web o del deep web, spesso è scaricarsi con Kung Fu Panda 3. Comunque è illegittimo, ma almeno pericoloso di utilizzarlo in altro senso. Secondo me è arrivato il momento di allearsi con i propri studenti, con i propri figli, cioè con chi questo posto lo dire, allearsi. Io per esempio molte cose le sto imparando su alcuni miei amici che hanno figli grandi, per esempio che usano roba come Snapchat, roba molto più recente. Cioè, nel senso, noi non possiamo, io non mi posso arrogare, secondo me queste cose le studio, no? Mi posso arrogare il diritto che da solo riesco a tenere sotto controllo questo mare magno. Però allearmi con i ragazzi, nel senso, darti libertà, la libertà consapevole, un po' come quando mio padre mi comprò il motorino, io te lo compro, ma poi a caso se ti vedo da casco, come si dice, a tre parti di tutti ti affanta avanti, cioè ti prendo a schiaffi molto forti su di me. Cioè, nel senso, la consapevolezza di questi strumenti deve andare di pari passo con la consapevolezza delle opportunità e la consapevolezza dei rischi, cioè cambierà. E come nessuno vuole imparare a guidare la macchina, faccio la metafora stupida, nessuno vuole imparare a guidare la macchina se io ti parlo solo degli incidenti stradali. Cioè, a un certo punto c'è qualche miseria, oppure se io ti dovessi dire guarda che lei sono sicuri, perché ne cade uno ogni tanto, i morti sono solamente, e io prendo sempre gli aerei, Roma, Milano, sempre così. Cioè, secondo me bisogna cambiare questa cosa, nel senso, coinvolgere i ragazzi, nel senso, responsabilizzarli, dare spazi di manovra, senza controllarli, ricordandoli però che c'è un modo tecnologico, ma soprattutto un modo personale per affrontare queste cose. Cioè, non è la PS della macchina che ti salva la vita, è come hai guidato tu quando c'hai il pattinamento, non è l'antifirewall che ti difende da queste cose, è come tu utilizzi queste tecnologie, scusate che ho usato questa tecnologia molto rapida. Però giusto per dire, io sono dell'avviso che questi qua, come tutti gli spazi di opportunità, essendoci molta gente, hanno dei pro e dei contro. Io mi sento nell'avviso di educare sui pro, ma senza dimenticare i contro. Cioè, questi fanno, cioè, responsabilità, non solo per il lamento, cioè,
È come se volessi dire a mia figlia quando va in giro con gli amici, ha 5 anni. Quando diventerà grande adolescente, andrà in giro con gli amici, no, che no, no. Una parola è poco che tu, insomma, sinceramente no. Cioè, poi comunque sono d'accordo, cioè, educare su entrambi i lati, consapevolezza, opportunità e rischi. C'è ancora una domanda? Una domanda e poi... C'è la signora. Prego. Autodistruggono i messaggi dopo qualche anno. No, esiste, non è una buffa, c'è un social network particolare, siamo così marcia, che è una specie di Instagram con i contenuti a scadenza. Cioè, nel senso, io posso dire che questa foto, questo video di top secondi deve durare pochissimo tempo. Esistono, però al momento cioè, non hanno particolari strane conseguenze. Sono un modo diverso di. È una cosa che si aveva anche prima con le email, cioè, per chi di voi conosce la prima generazione di internet sa che c'erano delle email che si chiamano disposable, cioè e dopo un po' di tempo li a cazzo cancellavano, sì. Avevo un tempo limitato, che io di solito che usavamo lo facevamo per utilizzare gli account, per testare una piattaforma e non vorrei che avevo spam. In realtà esiste questa strategia, esiste anche con i contenuti, ma in realtà al momento è semplicemente un modo diverso di condividere i contenuti. Però alcuni ritengono che molto spesso i ragazzi là sono un po' più allegri rispetto che in altre piattaforme. Però su questo vale sempre la responsabilità. Hai un'opportunità a per usare sia in un modo che in un altro. Quello su cui mi sento però di tranquillizzare le due ore è che molto spesso queste tecnologie sono utilizzate in continuità con la vita quotidiana. Non è che uno ha un profilo particolare nella vita di tutti i giorni, nei social network è un'altra persona. No, insomma c'è molta continuità. E proprio c'è che c'è continuità, funziona meglio lavorare sull'offline per migliorare l'online. Rimango qui così se faccio più veloce. Riguardo alla riservatezza dei dati, ad esempio anche le app più comuni che installiamo nei telefonini, che ne so, previsioni meteo, chiede accesso alla nostra rubrica e alla nostra galleria. Come facciamo a difenderci? Non ci si difende. Se l'altro dice c'è un modo etico di progettare l'altro, se l'altro ti chiede più cose di quello che gli servono, quell'altro è progettata male. Non so se è chiaro. Cioè c'è un tizio che ha deciso che quando quella cosa sta sul telefono si deve fare tutti i cazzi tuoi. Cioè, nel senso che se un atto che ha bisogno del medio mi chiede l'accesso alla geolocalizzazione, io dico che è ovvio, perché se no qui mi fa dire che a Palermo io c'è brutto tempo, a Catania c'è tempo. Ma se mi chiede troppe cose, la rubrica, l'accesso alla fotocamera, il microfono, uno comincia a dire, scusa, ti devi dire che tempo fa, ma perché vuoi il microfono? L'accendi, e se tu se ne prende un altro che chiede meno, diciamo così, dati riservati. Io ragiono così, io ne stavo l'elemento su iPad, Android, Alpha, come se non ci fosse il domani. Però io ormai vedo molto attentamente che accessi mi chiedono e io mi chiedo, se fai questo, se ci sono un'app che serve per utilizzare le foto, perché mi chiedi il microfono? Sono cose che non mi dormo. In quel caso, anche se ce ne sono migliaia di app, cancello quello che mi